Una camera di commercio spaccata all'indomani della nomina del modicano Giannone al vertice della SAC. 12 consiglieri camerali che hanno firmato una mozione di indirizzo nei confronti del presidente Gambuzza, tra questi la CNA. Da qualche tempo la Camera di Commercio di Catania ha cambiato indirizzo, ha cambiato modalità di coinvolgimento. Noi non facciamo politica, non siamo dei politici. La Camera di Commercio è la casa delle imprese, deve continuare ad essere la casa delle imprese. Non si possono escludere più del 50% delle imprese dalle decisioni che si prendono, ma a me risulta addirittura che viene escluso il 100% delle imprese, perché anche chi è più vicino al Presidente non viene messo al corrente delle decisioni che si prendono e le decisioni vengono prese in modo unilaterale. Tra i non firmatari invece Federalberghi e il suo presidente Di Bennardo. È assurdo che la Camera, i componenti camerali si spacchino su una decisione che ha portato al massimo la Camera di Commercio. Anzi, sfruttiamo questa sinergia e il fatto che l'amministratore delegato è un albergatore, il nostro presidente regionale Nico Torrisi, per far sì che insieme si proceda ad accelerare le procedure sul comitato. Quindi concentriamo le nostre forze, poi mettiamo da parte i personalismi e le beghe sindacali. Per ora concentriamoci a risolvere i problemi dell'aeroporto di Comiso.